Buonasera, questa prima puntata di Play Summer Village. Siamo nel dopo concerto con gli amici Dungeon D'Amico e i Two Fingers. Jacopo, mi rivolgo prima a te. È stata una serata bellissima, sicuramente, e volevo capire un attimino qual era stato l'impatto con il pubblico di Ponte Gagnano. Adesso non vorrei dire delle cose che possono poi sembrare delle banalità in un secondo momento, ma è la serata, no, ti dico, più rinfrancante che abbia fatto negli ultimi 30 giorni. E adesso così non esageriamo, sono stato bene, le persone credo volessero del sano, e noi abbiamo dato del sano. E questo per me, cioè, hai capito, che parti che vuoi dare del sano? Cos'è? E siamo riusciti a dare del sano. Chi è veramente Dungeon D'Amico? Guarda, questa è una domanda che ancora non ha trovato risposta. Cioè, sto cercando. Ma perché so perché mi rivolgo a te? Non lo so. Perché siamo amici? Io direi che questo è Dungeon D'Amico. No, cioè, forse Dungeon D'Amico è la somma di tutti i pensieri e commenti che vengono fatti intorno a Dungeon Bravo D'Amico. Giusto? Dungeon! Giusto. Ho detto una. Sentiamo anche i ragazzi fuori, eh. No, ma cioè, dove sono i ragazzi? Intervistiamo tutti i ragazzi adesso. Ciao ragazzi! Ragazzi, fate sentire l'urlo! Ciao ragazzi, scusate, adesso finiamo subito, ce ne andiamo, scusate. Ora vediamo anche un clip di 30 secondi per quanto riguarda il concerto, lanciamo Ah, li stiamo il lanciando? videoclip. Cioè, Lanciamo pensate che siamo molto lanciatelo il mondiali. È videoclip. finito da tre. Cioè, ancora abbiamo il sudore fresco, non si è asciugato. E già lanciamo il clip. Lanciatelo, lanciatelo il Okay. videoclip. E videoclip. Fare l'attore significa concentrarsi nel contenuto e tutto ciò che è consensente, contenuto e natura, non sarà mai contro natura, tutto qui sarà di parte seconda e contro cultura. Il dottor Frank mi messaggia dall'aldilà, mi dice Dio in sé è la più grande anormalità, Manu. Non temere il giudizio di Dio, Dio c'è, sì, ma di certo non è nello Dio, c'è sì, è all'infuori dell'urinoterapia, non esiste, l'unico difetto che questo come la pausina e gli inizi umano, sei un manuale di sesso, ti studio, poi divento manuale, io stesso e ci mi piaci più che, tanto le donne sono forti tutte, ma tu chiaramente le batti tutte. Bentornati in studio con Dungeon D'Amico e i Bentornati, Two bentornati. Fingers. Volevo fare una domanda sempre a Dungeon. I due EP, in effetti, di parte prima e di parte seconda, insieme ai quattro inediti, sono usciti come album successivamente. Però Parliamo dell'ospite che c'è in un inedito. molti fan chiedono anche il nuovo album, quando uscirà, se è uscito. Ci sto lavorandoci. Cioè, se è uscito, io non lo so, è preoccupante. Questo è preoccupante. Vogliamo raccontare un po' l'ultimo lavoro? Ma vogliamo raccontare l'ultimo lavoro? Allora, l'ultimo lavoro è un disco che tematicamente, diciamo, si inserisce nell'ordine dei canzonieri d'amore, ok? Quindi di tutti quelli che scrivono e poi in un secondo momento cantano canzoni che hanno come tema portante l'amore, poi declinato in tutte le varie sfaccettature. Per esempio, c'è un amore sano e poi per esempio c'è l'amore delle fan verso Dante. Cioè, sono due cose, capito, opposte. Esatto, cioè, poi c'è l'amore per i capelli di Rufio, cioè ci sono tanti amori, e poi c'è l'amore per la mozzarella di bufala, che c'è. Vogliamo raccontarla questa. Beh, ancora non abbiamo scritto questa canzone, però abbiamo già gettato le No, oggi la scriviamo. abbiamo gettato le basi quest'oggi a pranzo. Bene, oggi abbiamo avuto anche come ospiti una squadra di rugby qui, Eagles Salerno. Prego la regia di lanciare il videoclip. Ringraziare e salutare gli amici Jacopo, Riccardo e Daniele per la Che serata. bello, era dei tempi dell'oratorio che non ci chiamavano insieme per nome, Si vero? chiamavano insieme per noi, che bello. Guarda, io anch'io ti voglio ringraziare e ti offro come cadeau
una copia promozionale grazie di questo disco che c'è, se nel caso ti ballasse il tavolino poi. Grazie mille, grazie. Ringraziamo di nuovo e auguriamo una splendida serata ai nostri amici. Ovviamente continuerà la serata. Ovviamente la serata è ancora all'inizio. Grazie, buona serata. Grazie. Yeah.